maggioranza saprà dimostrare nei fatti la capacità di dialogo e di confronto rispetto a tutte le politiche che compongono questa assise, indipendentemente dall'orientamento politico. Purché però si ripristini un clima sereno di dialogo e purché soprattutto venga ripristinato l'ordine e il rispetto di quello che è l'esercizio democratico. Non avremo problemi a intercettare tutte le ipotesi e tutti i progetti, purché però siano concreti nei fatti e soprattutto nella determinazione del benessere collettivo. Io la ringrazio e ci. Lo ha fatto per esempio per il piano lavoro,
volontari. E praticamente quando la sottoscritta ha scritto che l'aumento della RAI è dovuto alla gestione precedente, ovviamente mi aspetto anche che De Filoni ascolta, ma l'ironia che ha il suo conto di verità, quindi non è un fake, perché se con l'amministrazione Caffera riuscivamo ad introitare circa il 40% della RAI e poi questa RAI scende vertiginosamente al 23,4% con l'amministrazione precedente, e c'è una forza che il commissario deve venire e deve aumentare. Tra l'altro la casa della Pente è stata usata per 3 anni come banco matto del comune per tutte le spese. È ovvio che il commissario che viene lo deve aumentare, in questo senso vuol dire che la colpa e la ricaduta va sull'amministrazione precedente. Così come vorrei ricordare, soltanto l'avvio dei lavori, vorrei un attimo ricordare sempre nell'unità del nostro lavoro tra maggioranza e opposizione che tanto si auspica, noi speriamo anche di continuare insieme per la lotta contro quel fardello che ci si stava lasciando, che è quello del lavoro ristretto. Noi a un certo punto, l'anno scorso di questi tempi, ci siamo ritrovati questa bomba e Grazie. quindi da questo momento in poi chiudo e noi facciamo gli auguri al nostro presidente. Un'altra cosa, l'intervento precedente diceva che era un percorso in salita, no? Quello del presidente che la vedeva dura. Tutti i percorsi nuovi sono composti e voglio dire. No, lei ha detto che il nostro presidente aveva bisogno di un intervento didattico per quanto era difficile la cosa. Per noi andiamo avanti per il nostro lavoro, d'altronde anche gli altri presidenti del Consiglio, dopo essere stati eletti, sono stati sfiduciati, quindi evidentemente il lavoro ottimale non era stato fatto. Grazie. Grazie, grazie mille.